Dottor Stepanova, benvenuta. Dai, che la partita è iniziata. Grazie. Da 10 da un minuto. Forza, ragazzi. Ricordiamo la formazione. Ha giocato così bene la Juve che è passato in vantaggio il Carpi. Incredibile, Carpi in vantaggio. Furini, tu eri fuori. Sì. Non ha fatto gol la Juve. No. No. Io dico la verità, perché no, se no dico che, che mento, no? Sono andato a prendere il caffè. Avevo il caffè. Ed è quello che è successo. Hai visto gli Icardi, Smorta, Forte, Chirico, tutti. Ma dai, ma non ci credo. Borriello, è vero. Tutte e due. Allora, dove no? Ma non ci credo. Il gol del. Adesso io credo, Marcello, che sia un vantaggio momentaneo, fittizio. Quello. Vedo pesce, cosa pesce in mano? Ma io ho portato un regalo al mio amico Marcello. Comprati un pitale per Natale! Comprati un pitale per Natale! Comprati un pitale per Natale! 1-0 per provveduto. Senti alla Juve, la Juve, ma no, non è possibile. Compratevelo il pitale per Natale, se non c'è il dubbio. Barzagli in avanti, Dembélé di prima, ancora duetta con Khedira, una serie di scambi, ancora Dybala, Marchisio, la facciamo girare, ci spostiamo dal centralmente, andiamo adesso per via centrale, un bel passaggio per Filtrante, per Evra, che arriva fin sul fondo, di fronte a Romagnoli, la piazza in mezzo, Mariano! L'onda! Perché fino a quando la Juventus era in svolta... Ma noi siamo arrivati qui dopo 6 vittorie, quindi non è che abbiamo vinto. No, io dico che lo giudicheremo nella doppia sfida col Bayern. Quadrado, la piazza dentro! Eccolo! Annullato. Un altro fenomeno. Comprate un pitale per Natale. Comprate un pitale per Natale. Comprate un pitale per Natale. Bravo, grande. Volevo solo farmi presente voi due fessacchiotti che hanno annullato il gol. Come, come hanno annullato il gol? È un complotto. Che figura meschina. È un complotto. Anzi, oh, che comprati un pitale per Natale. Segui, invece di annebbiarti la vista. Avete fatto la figura barbina. Come? Perché era fuori gioco. Era annullato. Voi continuate a fare i fenomeni. Era il fuori gioco di Mandzukic. Attengo al popolo nero-azzurro e vi dico a nome di tutti che avete visto. Non ci fa paura. Autorete di Bonucci che mette fuori causa l'anziano Buffon. Due minuti per tentare un pareggio che sarebbe clamoroso. C'è Castori eccitatissimo. Urla Allegri. Oggi Bonucci inguardabile. Negativo, negativo, l'onda. Retropassaggio in questa posizione, arriva il giocatore del Carpi che può battere a colpo sicuro e la palla gli rimane sotto il piede e poi diventa una specie di passaggio al portiere, ma quando arriva qui per battere la rete sembra ormai gol certo, incredibile. Arrabbiato spogliatore della Juve adesso. Bravo Allegri, voto 10 Allegri. Io non vorrei essere la gli fa un mazzo così adesso, incredibile. La Juve alla fine ha rischiato, si è tolto il cappotto per terra, l'ha buttato. Non è, ma se me lo si fanno certi errori. Beh.